E salve a tutti ragazzi, eccoci qui tornati con un nuovo episodio di Planet of Lana. Come al solito vi ringrazio per i like, gli iscrizioni, le iscrizioni, il tempo di visualizzazione. Guardate i canali che vi metto sempre sotto in descrizione. Adesso andiamo avanti. Siamo arrivati in questa, sembra una base segreta, forse, o una roba simile. Vediamo cosa c'è. Allora, qui c'è una discesa terribile. Ok, vediamo di non ammazzarci prima del tempo. Là c'è dell'elettricità. Fammi vedere un attimo di che si tratta. Allora, animaletto, vada a fare il suo lavoro. Comunque, raga, fatemi sapere sempre nei commenti che cosa ne pensate. Lì c'è pure uno scheletro. Ok, non lo riattivare, mi raccomando. Non lo riattivare, sennò frittura di lana. Ok. Quindi petto. Sì, siamo tipo dentro forse una navicella, che ne so, non ho capito. Con le visuali alquanto inquietanti e la musica che chiaramente rafforza. No, non siamo dentro una navicella, siamo sempre dentro sta foresta. Ok. Probabilmente dobbiamo andare avanti. Beh, sì, vista la visuale alquanto particolare. E soprattutto, ragazzi, con i giochi, cioè con giochi del genere, non siate scettici, cioè non valutate un gioco da un episodio che potete vedere così a caso su YouTube. Andate anche oltre, no? Nel senso, e niente, quindi vi dicevo, non giudicate un videogioco da un video che vedete, ma fatevi sempre un'idea magari un pochettino più completa, no? Magari guardate più video. E allora, forse dobbiamo praticamente portare l'animale, il tizio qua, il erbacarozzo, su quel coso. Allora, tu rimani qua. Ah, dobbiamo essere sincronizzati, eh. Perfetto. Andiamo. No, no, che accendi? Non si vede. Ah, ecco. Giustamente è scuro quanto quanto la morte, sto posto. Quindi non vedevo la corda, raga. Ok. Comunque negli ultimi video vi sto facendo anche conoscere i miei genitori, perché non stanno zitti quando devo registrare. Spero di riuscire a tagliare la parte, va? Ok. Che roba è? Vieni con me. Bello però questo effetto così molto figo. Bello. Che è successo? Non si sa, però qualcosa sarà successo, non l'ho capito. Vi ripeto, forse capiremo meglio la storia. Cioè, perché questi alieni
ci hanno invaso. Praticamente. E niente, se questa struttura ha qualcosa a che fare con... Allora, aspetta un attimo, forse c'è l'inghippo. Allora, un attimo, eh. Esatto, dobbiamo scendere giù. Quello era tipo un posto inutile, probabilmente. Ok. Allora, adesso vi faccio vedere come secondo me potrebbe essere. Allora, questi portati avanti. Ok, no, lui chiaramente... Ah, giusto, lui non può... non può... come si dice? Non può attraversare l'acqua. Quindi non potendo attraversare l'acqua... Deve per forza fare... Deve per forza stare qui. Quindi lui va lì. Io nuoto di qua. Ok. E... Ok, e chiaramente si è attivato qualcosa. Ok. Però non passa. Vabbè, però semplicemente l'abbiamo fatto, no? Cioè, lui disattiva e tranquillamente poi noi saliamo con lui qua. Ok, magari... No, io avevo capito, ragazzi, che avremmo dovuto attivare. Avete visto quella ventola enorme? Vabbè, quella ruota. Quella ruota, vabbè, quella ventola là, insomma. Oh, dai, non me fa come. Oh! Perfetto. Perfetto, zompetto. Sali sopra. Olè. Ottimo. Perfetto. Magari andiamo avanti un altro pochino e poi ci fermiamo. Per non fare appunto il video lungo un chilometro. Ah, che è successo qua? Vedete, c'è questo androide con in mano un bambino. O comunque quello che insomma rimane di un essere umano, un bambino. Perfetto. Ok, andiamo leggerissimamente avanti, proprio di poco. Perfetto.
Ok, allora ragazzi, facciamo così, siccome ci ha salvato, io direi che per questo episodio ci possiamo tranquillamente fermare qui. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un bel like, a commentare, a condividere, attivare la campanella di notifiche per non perdervi gli altri video e supportare serie e canale. Vi ricordo l'appuntamento su Twitch del martedì, del giovedì e della domenica dalle ore 22:15, dove facciamo giochi con la chat, tipo Fall Guys, Among Us, Only Up su Fortnite. Non so se conoscete le mappe e quant'altro, vabbè, ci divertiamo insieme. Abbiamo anche un Discord che, se siete interessati, vi posso lasciare. Basta che me lo dite ovviamente su Instagram, sulla nostra pagina Instagram, che vi invito anche quella a visitare. TikTok e anche tutti i nostri social. Comunque, detto questo, noi ragazzi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.